Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. Eccoci con un nuovo video. Buongiorno, buon sabato mattina. Allora, sono un po'. Scusate la mia tosse, sono un po' così, stanotte devo dire che ho dormito bene, a differenza dell'altra notte, ho dormito bene perché non mi sono svegliata per forte mal di gola come in realtà mi è successo la sera prima, cioè proprio una cosa pazzesca, mi continuavo a svegliare proprio perché non riuscivo a mandare giù la saliva. Invece stanotte mi sono resa conto di che è andata un pochino meglio. Tra l'altro mi sono presa anche uno sciroppo per la tosse, non ho una tosse costante, tossisco una volta ogni tanto, però ho preferito prendere lo sciroppo, tanto comunque la dottoressa mi ha detto di aspettare un attimo questi giorni, poi comunque lunedì ci risentiamo e vediamo se è il caso di prendere l'antibiotico o di continuare con altre cose, però per ora devo dire che sto abbastanza bene, a parte la mia faccia che è veramente brutta da vedere, sono bianchissima, peraltro sono sfatta perché ho i capelli bianchi, adesso ho messo un po' di spray che ho terminato, quindi mi sa che da domani non posso neanche più mettere lo spray, quindi devo farmelo comprare e meno male che ho almeno il microblading alle sopracciglia, perché sennò sarei veramente completamente sfatta, e siccome non ci penso nemmeno a mettermi a posto, quindi a truccarmi per stare in casa, perché non lo faccio già di mia abitudine, figuriamoci adesso che non sono in forma al 100%, però meno male che almeno, ripeto, ho il microblading alle sopracciglia, che non sembra ma dà un tocco un po' di salute. E boh, allora adesso devo ancora mettere a posto tutta la roba che ho tirato fuori per la colazione. Tra l'altro stamattina mentre facevo colazione mi sono fatta tenere compagnia dal video dell'Ale, mia sorella gemella che conoscete, che ha deciso di ritornare su YouTube e niente, quindi stamattina è uscita col suo primo nuovo video dopo tanto tempo e quindi me lo sono gustato. Comunque vi lascio il link al suo canale qui nell'info box, così se non la conoscete potete andarla a vedere, perché tiene veramente tanta compagnia e basta. Allora, volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi, vi prometto che appena riesco risponderò a tutte, però come vi ho detto, tra qua su YouTube e su Instagram ho tanti di quei messaggi che non so come fare a rispondere a tutti, però mi devo mettere l'impegno perché siete state veramente tanto carine e quindi l'unica cosa che posso fare per ricambiare i vostri bellissimi messaggi è quello di rispondervi, però faccio fatica perché sono tanti, faccio fatica perché faccio proprio fatica a mettermi col telefono in mano e mi dà proprio fastidio a volte anche la luce, quindi
Devo trovare il momento giusto, però prometto che lo farò. Tra l'altro sono molto contenta che state commentando in tanti anche nel video della cucina, perché a volte un commento è scontato per chi magari lo fa, però per noi non lo è, anzi è un modo per spronarci ad andare avanti con la giusta carica. Tra l'altro molti di voi, soprattutto su Instagram, mi hanno scritto che non commentano i video perché li guardate dalla televisione. Ecco, io questa cosa in effetti non ci avevo pensato, però in effetti è vero, tanti mi hanno detto, io penso che in tantissime mi avete detto guarda ti commento qui su Instagram, non ti commento mai su YouTube perché i tuoi video li guardo dallo schermo del televisore e quindi non posso commentare. E allora niente, volevo comunque ringraziare anche voi perché poi comunque vi fate sentire su Instagram. Tra l'altro stamattina vi ho messo il reel anche su Instagram della cucina, mi avete fatto morire dal ridere perché siete impazzite, adesso in tantissime volete fare questa cosa. E sono contenta di riuscire a darvi degli spunti, perché alla fine a volte quando uno magari adesso per quanto riguarda la cucina ha uno stile che magari non rappresenta più, uno stile che non sopporta più, uno stile che magari ha fatto 10, 15, 20 anni prima e non appunto come vi ho detto non rispecchia più, ci possono essere delle soluzioni per rinnovare un mobile, una cucina, non per forza cambiandolo, anche perché cambiare una cucina, adesso nel mio caso è una cucina comunque di quasi 8 metri e quindi sarebbe diventato molto dispendioso e in questo momento non ce lo potevamo permettere. Poi è una cucina che mi è stata regalata da mia nonna, quindi ha un valore anche affettivo e quindi abbiamo voluto trovare una soluzione che potesse rinnovarla, che potesse modernizzarla, quindi avvicinarsi allo stile che abbiamo noi adesso, ma senza doverla smantellare, sprecare, buttare e cambiare. E quindi questa è stata secondo noi un'ottima soluzione, perché veramente ci ha permesso di poter realizzare questa cosa senza troppi caos, perché poi alla fine le ante sono arrivate e Mauro le ha messe, e senza buttare troppi soldi, anche perché rifare questa cucina ripeto sarebbe stato molto molto complicato. Poi comunque è una cucina anche di un certo valore, perché è una cucina come vi ho detto della Arez, quindi una cucina che 10 anni fa avevamo pagato tanto e quindi mi sarebbe veramente tanto dispiaciuto doverla eliminare. E quindi niente, questa credo che sia stata veramente una delle migliori soluzioni che potessimo fare. Allora, volevo rispondere a due tra le tante domande. Allora, una mi è stata detta che non sta bene perché il frigorifero sporge dall'anta a fianco. Allora, il frigorifero era già così, quindi anche prima le ante erano così, quindi non è un problema di anta nuova, ma è proprio fatta così. Tra l'altro è stata fatta, ripeto, è una cucina Arex, quindi se è stata fatta così è perché al suo perché, quindi non credo che questa cosa sia sbagliata assolutamente, era proprio così quando l'abbiamo fatta fare proprio dal mobilificio. E l'altra cosa era che il bianco è diverso, il bianco della cappa è diverso dal bianco delle ante. Allora sì, perché la cappa è un bianco quasi quasi lucido, se non lucido, non riesco a capire, comunque è un bianco, perché è un bianco 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 ed è praticamente lo stesso bianco della cappa, noi abbiamo voluto, cioè del piano induzione, noi abbiamo voluto che questi due elementi fossero simili. Poi è ovvio che le ante hanno un'altra tonalità di bianco, perché perché credo che sia normale, l'anta l'abbiamo fatta di un bianco, scusate, allora l'anta l'abbiamo fatta fare di un bianco 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 bianco, ma ovviamente non un bianco ottico come potrebbe essere la cappa, perché sennò non mi sarebbe piaciuto, avevo paura che potesse sembrare davvero troppo ospedale. In realtà questo è un bianco adatto proprio ai mobili, adatto, scusate, mi scappa di nuovo da starnutire, ok,
un bianco adatto ai mobili, adatto alle cucine, quindi un bianco che riscalda nonostante sia un bianco bianco. Diciamo che è lo stesso bianco delle ante della Voktorb, è lo stesso bianco del serramento, quindi riprende tutto. Allora, volevo farvi vedere il salottino completato, questo qui davanti alla cucina. L'Edo Acapulco e il tavolino sono di Casa Shop. Il tavolino è quello che era verde, che abbiamo dipinto di bianco, così siamo riusciti a mantenerlo. E le Acapulco sono quelle che ho ritirato da Casa Shop. E mi piace tantissimo, guardate, tra l'altro ho abbinato anche questi cuscini sopra il divanetto che avevo già in casa, li avevo in casa e poi li avevo messi via e adesso li sto riutilizzando qui fuori in giardino perché almeno vanno a riprendere il bianco e i toni caldi della tettoia, del mattone, quindi mi sembra che ci stia molto bene e ho rimesso finalmente il mio tappeto che avevo messo via e che adesso ho ritirato fuori da mettere di nuovo nel salottino. Anche perché ormai dovrebbe esserci la bella stagione e quindi dovrebbe starci bene, non dovrebbe prendere acqua, ecco, diciamo così. Lo faccio vedere da vicino, così. Adesso ho messo anche questa coperta per il gatto, perché ogni tanto il gatto dei vicini viene qui da me e trova accogliente casa mia e quindi gli ho messo la copertina, così almeno evitiamo di riempire di peli il divanetto. Guardate, tra l'altro si è alzata un'aria pazzesca. Ho spostato anche l'ulivo che avevo di là, che ho preso l'anno scorso, l'ho messo qui e boh, ho rimesso la lanterna. Diciamo che è tutto uguale, soltanto che è bianco invece che verde. Poi è tutto uguale all'anno scorso. Volevo farvi vedere una cosa che ho fatto stamattina sotto consiglio delle mie followers che sono speciali e me l'avete confermato di essere speciali. E sotto consiglio delle mie followers vi faccio vedere cosa ho aggiunto all'interno della nostra cucina. Tan 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 tan. Ecco qua! Allora, sotto consiglio di alcune di voi, della Marinella, della Paola, ho aggiunto la piantina verde che ho tolto in sala e ho messo qui in cucina. Guardate, in effetti un tocco di verde sta bene. Allora, io l'avrei aggiunto il verde, ma l'avrei aggiunto qua, mettendo poi le altre mensole, però. Voi in effetti mi avete detto metti del verde, ho provato a metterlo qua sopra la colonna e in effetti dà già. Uia, Zoe, ma mi fai cadere! Mi fai cadere! Mi fai cadere! Ma mi fai cadere! E dicevo, in effetti già entrando questo tocco di verde sta bene, riprende anche il verde che ho nelle altre stanze. Allora, oggi è una super giornata di sole, ma un sole pazzesco, c'è una bellissima giornata, c'è un po' di arietta, però è proprio bella, bella, bella. Infatti io pensavo quasi quasi oggi di, non so se mi vedete, di mettermi in giardino. Quasi quasi oggi prendo un po' di sole, perché il sole comunque fa bene, quindi pensavo di mettermi magari la sdraio qui sul prato e prendermi un pochino di sole. Vediamo. E boh, tra l'altro i miei banani stanno crescendo, cioè solo uno è in un vaso, gli altri no, sempre il solito, vi voglio far vedere com'è adesso, vi faccio vedere tutti gli sviluppi di giorno in giorno, però è l'unico, non riesco a capire come mai, è l'unico che sta tenendo botta, gli altri no, non vogliono uscire, però secondo me prima o poi usciranno. Guardate, allora adesso voglio un attimo. Allora, ho abbassato un po' l'illuminazione così vedete meglio. Guardate, uno qui e uno qui. È l'unico che sta spuntando, gli altri neanche l'ombra. Però meno male, almeno questo, almeno al massimo travaso, poi questo.
E mi dispiace, però non riesco a capire come mai. È l'unico che ha veramente tenuto botta, veramente tenuto botta. Tra l'altro, Mauro oggi, se ha voglia, spero che mi tagli la siepe, perché guardate com'è diventata. Cioè, guardate là dove c'è la macchina, tocca il tetto, è troppo alta e secondo me è proprio da tagliare, anche perché a me piace proprio tutta pari, sistemata, invece qui è proprio un disastro. Quindi se ha voglia magari me ne taglia un pezzo oggi e vediamo un pezzo domani, perché è veramente, veramente un disastro più totale, proprio trasandata. Qui c'è una cagnolotta che si rilassa. Ti rilassi? A lei piace stare fuori, vero? Che ti piace stare fuori te? Amore. Eh? Cosa senti? Chi c'è? Chi c'è? Trattori? Ci sono i trattorini? Eh? Si vede che stai diventando vecchiotta. Lo vedo proprio dalle foto, dai video. Ormai è tutta bianchina lei. Vero? Sei diventata vecchiotta, ma sempre bella. Vecchiotta bella, vero? Un po' grassa, eh? Ce lo dicono tutti che siamo diventate un po' cicciottelle, vero? Non riusciamo più a fare i salti in alto. Non capisco se perché sei vecchiotta o se perché sei cicciotta. Hai l'occhietto sporco. Mm? Bella, va. C'è il cane. Guardate com'è diventata alta la siepe. Proprio l'abbiamo messa più o meno, no, meno di un anno. E si è alzata tantissimo. Adesso sta puntando, quindi si alzerà ancora di più. Guardate, bellissima. E l'altra è più bassa, ovviamente, perché l'abbiamo appena messa. Fino qui è alta e il resto le abbiamo messe da poco, quindi sono ancora basse, speriamo che attecchiscano bene. Volevo fare i peperoni per pranzo come ha fatto Ale nel suo ultimo video, che poi alla fine è il primo dopo una lunga assenza, e sono già qua a scopiazzarle la ricetta che ha fatto con i peperoni. Praticamente i peperoni col bimbi erano peperoni cotti con l'alta temperatura, se non sbaglio. Ovviamente li faccio per me, e perché toccando tutto lo faccio per me. Mauro invece preparerà lui le sue cose, perché non voglio rischiare. Tra l'altro c'è, se Zoe la vede, a parte che adesso Zoe è in casa perché è partita un po' l'irrigazione, perché Mauro sta in questi giorni sta iniziando a farla partire ogni tanto, e quindi Zoe è entrata, però è là che gira in mezzo alle mie siepi, questo monellaccio. I'm buzzing, let's drink up, your death look like big fun, come on, let's get it on, like that Marvin Gaye song, I'm stunning, you love it, come on, give me something, I know that you want it, come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know. Allora, mi dice 25 grammi di olio. L'olio, tra l'altro io sto usando l'olio dei nostri amici, quelli che vedete sempre con noi, l'olio La Rocca, precisamente il loro olio. Allora, 25 grammi, vediamo. Ok, giusti giusti, la prima volta che azzecco. Poi 400 grammi di peperoni puliti e a listarelle, io ne ho qualcuno in più di 400,
perché ne ho 4,70. Ok, poi posiziono il paraschizzi. Ok, lo prendo. Allora, io non ho il paraschizzi, non so neanche se ho il paraschizzi, sono pessima, questo fa capire quante volte uso il bimbi, pochissimo. Quindi il cestello. Ah, volevo aggiungere anche un po' di aglio, perché Ale so che nella ricetta ha aggiunto l'aglio, se riesco a vederlo. Oh mamma, tanto tutto, tutto sul top. Vabbè, comunque l'aglio mi piace. Io lo uso in polvere perché non amo lo sticchio d'aglio. Lo uso proprio quando ho quello in polvere. Infatti ieri ad esempio ho usato lo sticchio perché non avevo più quello in polvere. Me lo sono fatto acquistare a mano. Ok, fatto. Imposta da sola poi la temperatura. Non mi dici di aggiungere il sale. Secondo me poi uno lo aggiunge alla fine. Comunque io vediamo, dai. Massimo lo metto poi alla fine. Ruota la manopola della velocità per iniziare. Ok, via. Tra l'altro ho fatto l'abbonamento in questo momento perché mi sono accorta che mi era scaduto, e siccome i peperoni, questi qua ad alta temperatura, questi qua insaporiti, c'erano solo nelle ricette ovviamente della Cookie Doo, ho fatto l'abbonamento, così almeno posso cucinare anche con questa opzione qua dell'alta temperatura. Allora, ha finito la cottura. Vediamo. Ah, ho un po' paura a aprire, aspetto un secondo perché... profumo che voi non potete capire, adesso vi faccio vedere tutto. Guardate, profumo pazzesco. Una bomba, una bontà. Proprio come fatti fritti in padella. Buonissimi. Adesso metto il sale e concludo la ricetta dell'Ale. Grazie a lei, una cosa molto semplice ma che sinceramente non avevo sperimentato ancora, la cottura ad alta temperatura del bimbi, quindi grazie a lei ho fatto questa semplice ricetta. Quindi io a pranzo oggi mi mangerò i miei peperoni insaporiti. Adesso sto scaldando qua la piadina, che è quella che ha preparato Ale, me ne ha preparati un po' di me ne ha preparato un po' integrale, e niente, adesso ne ho scongelata una e la sto
cioè la sto scaldando in padella. Allora, niente ragazzi, oggi volevo finire il video ma non ce l'ho fatta, sono stata tutto il giorno sul divano, mi sento proprio necessità di riposare e non ho proprio neanche la forza di prendere la telecamera in mano, vi dico la verità, mi sforzo un po' ma non ce la faccio, quindi niente, chiudo qua questo video e poi se riesco ne facciamo uno anche domani e ci vediamo poi nel prossimo video.